Bocca e Stellone rispondono e colano a picco una Fermana diversa da quella già incontrata in Coppa Italia. Il servizio è di Gianfranco Coppola, vediamo. Era l'occasione, un dovere vincere, un piacere per il Napoli farlo così. Non è stato facile, anche se il risultato lascerebbe pensare ad un pomeriggio alle giostre. La Fermana ha le qualità che gli sono note, entusiasmo, velocità, ma anche un difetto che ne offusca parecchio le doti, l'inesperienza. Quella che è al momento la nota dominante del Napoli. Novellino ha scelto in avvio Matusalemme e Magoretti. Per il resto formazione annunciata e scontata. Le difficoltà del Napoli nella prima frazione non possono essere individuate nella prova del brasiliano, che ha confermato talento ma difficoltà di ritmo. Quando qualche azione è filata via liscia, ecco Cecere bravissimo, come in questo caso al 24esimo, anche grazie all'incertezza di Stellone. La Fermana ci ha provato quando ha visto il Napoli infilarsi in un gomitolo. D'Angelo dalla distanza e ancora Marino da lunga gittata hanno spaventato bandieri e i tifosi. Nella ripresa Novellino ha inserito subito Goretti per Matusalemme e dopo pochi minuti Scarlato per Scapolo. Forse non a caso qualcosa è cambiato. Al decimo ecco Stellone saltare più alto di tutti. Nel gesto di Swock tutto, esperienza, mestiere e freddezza. Il gol ha sbloccato il Napoli e ingabbiato nelle sue paure la Fermana. Tiro di Goretti, quasi gol, bravo Cecere. Poi all'undicesimo gran numero di Lucenti, che mette la gara tutta in discesa per il Napoli. Reazione marchigiana con Fanesi, ottimo bandieri. Quindi il festival di Stellone, diventato ora beniamino della folla, con una doppietta che ha reso euforico il pomeriggio dei 30.000 del San Paolo, mentre la Fermana deve fare i conti con una categoria nuova e soprattutto difficile. Miceli e il Napoli, un lungo corteggiamento, poi finalmente il sì. Sì, è normale che in una trattativa ci sono delle cose da discutere, no? Venire qua a Napoli per me è motivo di grande orgoglio. Di quelli visti in campo oggi, a chi devi posto a centrocampo? Ma sinceramente questa è una domanda da non fare a Miceli, ecco, penso che i ragazzi abbiano giocato tutti bene e devo fargli i complimenti e mi sa che c'è da lavorare se voglio giocare, ecco, questa è la cosa più importante. Napoli rifila quattro ceffoni alla Fermana, una Fermana che regge, e anche bene, per quasi un'ora, poi si sbriciola come un castello di sabbia. Certo, l'inesperienza, la difficoltà ad ambientarsi al clima e ai ritmi della Serie B, la soggezione di esibirsi in un grande palcoscenico come il San Paolo, mercoledì qui ha giocato la nazionale, poi anche la forza d'urto dell'attacco partenopeo. Tutte cose sacrosante, ma questa è la Serie B, e se si vuole restare su questa scena bisogna adeguarsi prima possibile. È anche vero che non bisogna farsi prendere dalla delusione, dallo scoramento. Quelle che sta incontrando la Fermana erano tutte difficoltà prevedibili e preventivate. Bisogna mantenere la calma e la necessaria lucidità. La società si sta muovendo, sa di dover fare correttivi e deve valutarli con grande discernimento, senza farsi trascinare da spinte emotive. Sono scelte fondamentali che non può assolutamente sbagliare. In tre partite non ha ancora segnato un gol, è l'unica squadra di tutto il campionato cadetto ancora a digiuno di gol. Ne ha incassati invece cinque, tanti. Domenica arriva il Brescia, si gioca ancora a San Benedetto del Tronto, un'altra gara casalinga affrontata in esilio, in attesa che sia pronto il Recchioni. A proposito, si sta lavorando veramente senza soste. Il Brescia è una delle quattro squadre ancora imbattute, ma questa è la musica della Serie B. Buon pomeriggio e ben ritrovati con Tuttavia. Atalanta a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Rallentano le altre pretendenti alla Serie A, in particolare Vicenza e Sampdoria. In crisi la Salernitana, ma ci occuperemo anche di altri aspetti. Ovviamente la Moviola con alcuni casi interessanti. E ora andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Innanzitutto qui in studio a Milano il nostro opinionista Bruno Volchi. Ciao Bruno. Ciao, buongiorno a tutti. E poi andiamo a Napoli dove c'è Gianfranco Coppola con un ospite. A te Gianfranco. Sì, buongiorno da Napoli, sono qui con Roberto Stellone, ieri protagonista della gara vinta dal Napoli a Valanga contro la Fermana.
Un saluto a Gianfranco Coppola, un saluto a Roberto Stellone. Adesso è il momento di analizzare, appunto, dopo tre giornate di campionato, questa fuga dell'Atalanta. Ma Bruno, forse le altre pretendenti alla Serie A, come abbiamo detto, rallentano. Come mai? Beh, direi di sì. L'Atalanta si è confermata, ha fatto in pieno il proprio dovere. Hanno retto abbastanza bene il Pescara, l'Empoli, che ieri ha vinto contro la Sampdoria, però ci sono anche alcune sconfitte preoccupanti di alcune grandi favorite. Ci sono state due vittorie squillanti di Napoli e Brescia, ma vorrei sottolineare, mi fa piacere, anche la prima vittoria della Pistoiese, che l'ha riportata a quota zero e quindi ha annullato l'handicap, e la vittoria dell'Alzano, che è una matricola simpaticissima. E allora andiamo subito a Napoli, Gianfranco. Bene, appunto, il Napoli, come mi riaggancio al discorso di Bolchi, sembra che quest'anno abbia finalmente capito che non è in Serie B per disgrazia ricevuta. Una squadra convinta di affrontare un campionato particolarmente difficile, e ieri contro la Fermana la prima vittoria in campionato dopo due pareggi, che sembrava un po' la storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Adesso verranno tra un po' le immagini dei gol del Napoli a rete Svuok dopo un bellissimo assist di Stellone, appunto, che si è avvitato di testa, e poi lucente, e quindi doppietta di Stellone. Ecco Stellone, problemi risolti? Sì, ecco, diciamo, ieri era molto importante una vittoria. Siamo riusciti giocando bene, ci siamo riusciti con due miei gol e il gol di Svuok, diciamo che insomma ci siamo sbloccati. La Fermana comunque vi ha messo un po' in difficoltà, intanto arrivano, ecco, i tuoi gol. C'è di tutto in questi gol, la furbizia del bomber sotto rete e poi la potenza sul passaggio di Scarlato. Sì, sono stati per me soprattutto due gol importanti, mi sono sbloccato e dopo le prime due giornate di campionato non ero riuscito a segnare. E questa vittoria, come ho già detto, per noi è importantissima e, ecco, ci consente di andare a Bergamo e a fare nostra la partita. Per il posticipo di lunedì sera, c'è da dire comunque che il Napoli avverte, questo indubbiamente nello spogliatoio, il peso della responsabilità. Essere il Napoli non è facile. Sì, è normale, non è facile, tutte le squadre che incontrano il Napoli, è normale, danno sempre il massimo. L'abbiamo visto nelle prime due partite con il Ravenna e con il Monza, dove giocavano a uomo e si erano chiusi tutti e due in difesa. Ieri per fortuna siamo riusciti, ecco, a sbloccarci e questo era l'importante, insomma. Comunque il Napoli ha un parco attaccanti nutritissimo, oltre a Svuok c'è Bellucci, che domani riprenderà gli allenamenti coi compagni, e l'argentino Bordi, concorrenza che non ti spaventa, ovviamente. No, è normale, la concorrenza non spaventa, anzi dà uno stimolo in più. E siamo molti attaccanti e aspettiamo adesso con pazienza il rientro di Bellucci, che per noi è importantissimo. Poi sarà il mister, insomma, a decidere chi farà scendere in campo.